Sei lì? Oh, ah no, è lì. Sono sempre qua. Godiamoci la cutscene. Madonna, che bella. Animazione così. Tanto questa che mi sembrerà la pubblicità del primo Link's Awakening. Non vorrei sbagliarmi. Quanto sarà bello sto stile grafico qua. Quanto cazzo sarà bello. Allora, un attimo, sposto il microfono. Ok. Buongiorno. Ho provato a mettere su Game Boy Color in quarantena. Io non l'ho mai giocato questo qui invece. Link's Awakening non l'ho mai giocato. Infatti è pura blind per me. Sono hypatissimo. Ah, voi sentirete. No. No, voi vedete e sentite giusto. Non è che sento un po' in ritardo, credo. Non lo so, sai. Ciao, Kenshin. Sto per chiamarti Just. Allora, sento un po' basso? Tutta la live allora è un problema tuo, scusami. I livelli come sono messi, ragazzi? Ditemi un attimo prima di iniziare per bene. Cazzo, è bello. Anzi, io abbasserei un po' il gioco in realtà. Ditemi voi però. No, no, non fare le cose. Però ragazzi, ditemi. Vabbè. Così va bene. Sì, no, lo so, ok. Il problema va bene così, sono bilanciati, quindi voce e musica. Vediamo appena avvi... vabbè. Difficoltà classica, sbrigare dopo. Ah, è tipo la master questo, ok, no, facciamo normale. Ovviamente Link. Che scambiate il nome, siete bestie. Non meritate la mia parola se il nome è Link. Oh, finalmente. Come quando ti svegliassi più, ti giravi e rigiravi come se stessi facendo un brutto sogno. Chi? Zelda? No, io mi chiamo Marin. Sembra tantissimo Zelda, però. Sei ancora un po' trastornato. Sei sull'isola di Colint. Ok. E risveglio in camera classico di Zelda 2D, tipo Link's Awakening, Link to the Past. Che stai a fare? Aspetta, sto. Che stai a fare tra le mie cose? Ti ha insegnato a fare così. Devo tenere probabilmente il guanto dei Gerudo, dei Goron come al solito. Ragazzi, stasera non ce la faccio con le cose. Sembra la base per qualcosa. Sopra c'è scritto pianta piragna. Over. Stazioni varie. Ovviamente. Ok. Giovine, dove scappi così di fretta? Sta buono, vieni qui, c'ho una cosa da dirti. È toscanissimo, ragazzi. Giovine. E là lì, finalmente si è svegliato. Io sono Taryn, ti senti meglio, sì? Ah, vuoi sapere com'è che so il tuo nome? No, no, non c'è trucco, non c'è inganno. Guarda, ho visto sul retro di questo scudo qui. Lo scudo Irian così ci dà? Ok. R. Non Ildric. Fare Blitz, è vero. Capuccia. Ma guarda, quanto cazzo è bello. Sono bello da vedere. Dai. Pollo.
Volpe. Quap. Quap. Pollo. Ok, basta con i polli. C'è il catenaccio? Perché? Ah, però non fa male. Vedo il pollo. Non gli interessa. Ma sentite quanto cazzo è bella la colonna sonora, per esempio. Che bello. L'ho detto, si può premere meno per vedere la mappa dell'isola. E poi si possono mettere. Ah, delle puntine con A. Ricordarsi cosa è importante con X. Che vuol dire? Boh, così ma non segniamo. Ok. Ah, che bella la mappa, Maremma. Passo dopo 25, non lo fai giocare? Quindi posso mettere la puntina tipo H. Ah, ok. Ok, per segnarmi la mappa. Cosa sei? Biblioteca. Teletrasportibus. Tanto dell'isola di Colint. Vabbè, è tutta loro questa qui, oppure è un tutorial? È un tutorial, ok. Mi dispiace solo che voi lo vediate un po' in ritardo, quel mezzo secondo, forse un secondo in ritardo. Che a voi non vi cambia niente, però. Non rimbalzano? Non rimbalzano. Dado, smettila. Quanto cazzo? È bellissimo, ragazzi. Gambo, queste parole ci fanno il culo, se le dite. Mi dissocio ovviamente a quello che ha detto Gambo. Ci fa qui una serratura, dove c'è scritto serratura coda. Ok. Stupido che sono. Guarda come ci muoio subito. Sto solo gironzolando, posso? Palle. Vabbè, andiamo in centro. Si mette in mezzo? Ora posso prendere la palla. Ma proviamo a entrare qui dentro. Buongiorno. Oh, il mio Baobao è così fiero del suo pelo lucido. Pelo? Pelo. Dove l'hanno visto il pelo? Si sa. Però c'è. Allora, questa qui era casa nostra. Telefono. Che è il telefono? Tra l'altro ci sa una missione, qualcosa. Salva. App. Registro conversazioni. Ah, ok. Fa rileggere conversazioni, figo. Oggetti. Ok. Pronto, sono Ulrira. Dubbi, domande sull'isola, che di pure a me. Si perde, telefonami, mi sono perso. Mi sono perso. Ok. Hydrated, sempre, sempre. Sono tentato di piano a birra, però dopo mi sa che muoio del tutto.
dal sonno e dal cui mancante. Il segnavento. Per il teletrasporto, immagino. Non funziona. Carlo volante. Forse ancora lo posso usare, dai. Sega del villaggio. Sono povero. Diamole un nome, la volpe. Si chiamerà. Chiamerà. Plomma. Plomma. Ban. Cosa ban? Questo qui lo posso spostare, immagino. Andiamo di qua. Roba è? A base per qualcosa, c'è scritto Boo. Che sono i tesori easter egg di Mario. Ban inteso come. Non inteso come ban. Ok, Kenshi. Già, i miei ragazzi sono il padre, mi chiamo Papari. Tardi incontrare bloccato tra le a quarta parete, ragazzi. Tra poco mi incontrerai bloccato tra le montagne, perciò grazie in anticipo dell'aiuto che mi darai. Con quattro bambini tutti uguali, anche io a volte mi confondo. Comunque, questo qui desidera tanto un pupazzo di Yoshi. Questo non se ne può vincere uno a gioco. Se ne può vincere uno a gioco della moda. Il gioco alla moda. Che gioco alla moda? Per le pie shit non voluta, può essere. Dove cazzo la prendo la spada? Che palle. Provo a ritornare a casa. Dai. Anche quest'altro è nato sulla spiaggia. Ok. Andiamo sulla spiaggia. Giustamente, perché hanno risvegliati sulla spiaggia. Ma è vero, ha senso. Nanatsu un manga. Ma una cosa, un attimo, la live la vedete fluida? Il gioco? Perché l'anteprima non la vedo così fluida. Nanatsu un manga, ci sono i protagonisti, si chiama Ban, la volpe dell'avarizia. Questo tatuaggio è simile ad un colpino. Ok. Qui si vede bene, ok. Non solo cuore. Sto rumoraccio. Mi dà un fastidio, Maremo. Ma che cazzo dici? E io come passo? Ma cazzo passa? Manga tipo Naruto. Comunque Kenshin, più o meno tutti qua seguiamo, però più o meno, non come te, ecco. Ci fa quello scudo addosso. Aveva ragione Eugenio. Eccola. Parlo di un manga, le domande mi fanno ogni giorno su di esso una temprata. Prova. Immagina spiegare che questa qui non è una spada normale, ma è la Master Sword di Zelda. Ti capisco. Se tu proprietario di. Devo abbassare il volume perché non mi sento un attimo. Ok. Sono proprietario di quella spada, ragazzo. Adesso capisco come mai i mostri hanno iniziato a comportarsi in modo strano. Eugenio, smetti.
Ah, per risveglio del pesce vento, finalmente ci trova noi. Prendere la rocca Araldo non potrà abbandonare. Per risvegliato il pesce vento. E all'ingresso del bosco misterioso sono. Ok. Spero che la massa sia una spada normale. Spada di un gioco, dico di solito. Devo andare a bosco, quindi. Ok. Sentite bene oppure ve lo alzo, ragazzi? Che sinceramente non riuscite. Vi urlo. Questo non è il caso. Tatuaggio di Homer, allora. Kenshin, io qui ho il tatuaggio di Mr. Brivio. Siamo andati a un pub con Eugenio e anche con Marco, Cerchietto. Roma. Arriva la cameriera, tra l'altro abbastanza carina anche. Ah, ma il tatuaggio di Homer! Guarda un attimo in basso. Però è il tatuaggio di Homer. Non voglio spiegare che era Mr. Brilli. Viene sempre. Cioè, passi anche da stupido se ti metti a spiegarlo. Sti cazzi, lo so io cos'è. Ah, l'ingresso del bosco era su. Eccoli fino a qua. Immagino la scena, sì. Però vabbè, è comunque un conversation starter. Bello, bello quello alla fine. Quanto cazzo è bella sta colonna sopra. Che bella. Guardate con Mr. Cringe. Più o meno, sì. Sì, Homer. No, hai detto io. Ah, sì. Una roba del genere, non pronunciato. L'avevo sinceramente. No, no, ho attaccato il pollo. Ok, non se l'è preso. Qui c'è la signorina. Ciao Link, Tarian è andato al bosco in cerca di funghi e preferisco cantare. Fare entrambe. Senti, questa si chiama Ballata del Pesce Vento. Che bella. Quindi anche qui c'è le canzoni che attivano cose? Non credo. Ragazzi. Immaginate ragazzi quando di dietro avrò una faccia che fa i gao a parlare alla gente. Che non si è attivato. Che bello. Esatto, cioè. Non era qui l'ingresso. Cioè. Ragazzi, sono troppo contento, posso giocarmi a Zelda nuovo. Non avete idea. Grazie mille, ancora. E lo ripeto, è il regalo di diploma che hanno fatto i corgi. E gli ami corgi. Sì, ma anche qui è molto nascosto, anche perché farmi un Aigao in vista non è molto cash money. Faccio per il meme, anche per un'idea partorita, mentre sia io che il mio tatuatore eravamo ubriachi. Non si torna indietro. Parti sul pezzo all'altezza del pezzo sul petto all'altezza del cuore, ancora nulla. Però mi concentro sulle braccia. Oh cazzo, ah.
chiuso. Andiamo al segnamento, andiamo a destra. Forse è là. Cioè che lo fa solamente... Io no, ho smesso dopo il... Assolutamente no. Poi sì, anzi no, ho fatto anche... Non si vedrà mai là. Lui. Questo qui ce l'ha. Però... Non è una prerogativa. Prescindibile per me. Ecco. Perché è un genio. La tua arte non lo fai per forza per metterti in mostra. Ho che farlo per te stesso come faccio appunto io. Non ho mai pubblicato niente di quello sui social, per esempio, di quello che mi sono tatuato. Faccio semplicemente per me. Beh, semplicemente perché mi piace. Oh! Lumma! Ma fai? Sta buonina, eh. Ma cazzo... Da sopra. Dai sassi. Devo comprare una bomba? Vendono? Personalmente sono forte... Sì, quello sì. Bellissima pala. Non ho i soldi. Allora... Di qua si passa? No. Gli alberi. Da sotto, allora. Vediamo un attimo. Sì, perché qua c'è l'alberi. Toccata. Proviamo ad andarci dalla spiaggia, dai. I ragazzi sono molto particolari con i giochi perché perdo sempre. Mi scusate se sarà una cosa tediosa, ma metto un po' a capire dove sono e dove devo andare. Chiedo scusa. Titolo delle live. Vediamo innanzitutto se qua è aperto. Sì, passiamo da sopra. Aperto. Ma che sfida, ma va in culo, vai. Sì, la sonora è oro. Oro. Qua era? Cazzo. La spiaggia proprio. Andiamo da giù. Oddio, quanto mi fa scillare Zelda, ragazzi. Avete idea? Quanto sto scillando in questo momento. Ok, siamo... Da qua. Infatti qui sotto non ci sarà... Sì, che ci sarà andati, però sarà tornato indietro qua. Ma servono le bombe. Era bloccata. Allora scusa, dove cazzo? Scimmia, aiutami. Oh, non esplodono. Strani sti nemici. Dall'acqua non si passa ovviamente. Ah, un attimo, mettiamoci in un posto safe e ricontrolliamo la mappa, datemi una mano. Ma non ci siamo andati però. Ma ci vai a cacare? Oh, allora. Oh, è bloccato dai sassi. Oh, bloccato. Bloccato l'albero. Sì, dove cazzo devo andare? Ma vai in culo, l'ingresso è qua. E però è bloccato sempre dall'albero.
Praticamente il bosco è questo qua. Proviamo ad andare in su, dai. Sto addormentando. Grazie, Gambo. È un piacere comunque sia. Ma cosa vuol dire poi in senso positivo? Solo un senso allo starti addormentando. Questo che è? Posso entrare? Ok, fa l'ingresso del bosco, perfetto. Oh, no, era qua, Artyom, ero io che sono. Ecco. Salve coraggioso eroe Araldo del Risveglio. Benvenuto al bosco sull'isola di Colin. Provo arcano, certo non si ma. La legge zoologica sfidano quelle del tuo mondo, ma dalle sue coste è impossibile. E poi è pesce vento. E fin quando sarà subito le vie d'uscita resteranno tutte. Sai dove l'altro deve essere? Ah, quella dove c'era la serratura. Noi la chiamo in questo bosco per recati là. Vento tipo. Cazzo è il pesce vento? Comunque ragazzi, datemi un po' di feedback sul gioco, se preferite quale preferite come serie tra questa e Paper Mario. Ditemi un pochino. Purtroppo i miei live fanno addormentare, mai si sa. Però ecco. È un tanuki! Ma che bello sei! Tanuki mi è rimasto sensibilissimo alla polvere. Era le dici? Dada si può. Poi farò magari un sondaggino. O su Telegram o su. Sono che dispettoso, ti faccio perdere il bosco mi. E ti ammazzo! Grazie comunque. Fate radiosa. Tra l'altro, comparate queste fate radiosa a quelle di. Vabbè, vai. Oppure l'altro non riesce a scendere. Sei pieno di brio, torna a trovarmi quando pensi di non farcela più. Ah, quando sono senza vita, tipo. Ok. Ah? Ok, sono qua. Provo ad andare in su. Ma quanto me perdo, ragazzi. Questi qua sono i tronchi del Lost Woods di Ocarina, tra l'altro. Dove c'è lo Skull Kid. E Zelda ha il tuo stesso percino che prima hai scontato, è vero. Molta la mia saga preferita. I tempi, quindi. Fai un po' te. Frammento di forza? Cosa mi serve frammento? Non mi fa neanche saltare ostacoli. Allora, perché vado nei buchi, Maremma? Mario di Tir. Genshin. Bestemmiare, leggi le regole, si bestemmia. Mario scontato. Se godessi appieno poi vedi anche te per me sono belli. Cioè. Sì. Ma in quel senso lì anche Zelda è un game. E un adventure. Dal senso puramente gameplay, ok. Sì. Entrando offrono degli spunti incredibili. Incredibili. Un bosco bollito tocchetti fa proprio magica.
Cazzo devo andare? Ma perché quel tanuki di merda non si fa cazzi suoi? Vediamo la mappa. Ma dall'altra parte, ma porca uscita. Uscita del bosco, ma vada. Stupido che sono. Va bene, comunque ci sta. Allora, dobbiamo tornare più o meno verso. No, basta. Verso il centro. Ok. E Cristo. Allora, proviamo ad andare in giù e poi a destra. Addirittura la parte con la miniera. Però mi hanno fatto esplodere queste qui. Là. Ovo. Questo dungeon qua. Però infilo tutto quanto. Allora, andiamo più o meno verso il centro, da qua. Almeno dovremmo esserci. Però vabbè. A trovare comunque sia. Tornate alla fata radiosa. Che mi perdo 2 metri quadrati. La torre scena di Pokémon Smeraldo. Cazzo, è vero. Che bello che era. Madonna. Aspettavo l'ora. Mancano i dungeon su Pokémon. Il gufo mi ha detto, chiaramente che la chiave è qui, questo bosco, sì. Quindi è per forza qui. Devi tornare da quel tempo. Ti mancano dungeon su poco. Non spasco. Tra l'altro mi sto avvicinando un pochino al competitivo di Pokémon, infatti ho riaperto Pokémon l'altro giorno, ma devo trovare la voglia di farmi la squadra non su Showdown. Ma veramente la voglia. Ovviamente vi porteremo il Day One del secondo DLC. Sperando bene a sto giro, ma ormai ho perso il. Sta zona prima non si era fatta. Mi rento al team, ma non posso farmeli io poi. Non li trovo precisamente come dico io. Oh, ma do cazzo, devo andare. Dove era quel tanuki merda? Possibile che mi perdo. E siamo più o meno entrata. Quindi dovrebbe essere per qua. Giusto? Dove Cristo è? Adesso ancora devo provarla. Io ho fatto la squadra proprio del meta della serie 6 del 20, con la lead Porygon-Z Clefairy.
Divertente. Oh, eccolo. Farlo. Non si può fare cazzi su sto tano. Sì, si sono concentrati molto su più e è buonissimo, almeno questo l'hanno fatto. Per tutto il resto mi dispiace. Hanno senso sti giochi. Ma qua non ci posso andare perché sì. E comunque sono già fuori dal bosco, non. Cazzo dove andò? Posso spostare così? Quando ti levi dal cazzo, magari. Qui non ci posso andare. C'è le buche. Ah, si è esplorato tutto, no? Qua c'è la fata di merda. Dammi di. L'ho sprecata così. Vabbè, tanto. Sti cazzi. E di qua si torna all'ingresso, però. A meno che non vada qua. Così le mini merda e troppo. Perché? Cos'è quella roba? C'era. Questa qui era la via di prima. Dove ci ha portato il tanuki? Dove c'è la fata radiosa? Dove. Dove potrebbe essere, ragazzi, la chiave? Qua finisce il bosco. Proviamo ad andare per qua, verso l'uscita. Proviamo ad andare per qua. È caduto uno slime, intanto. Qua è chiuso, maremma impestata. E che devo fare questo qua? Grazie. Grazie Loss, benvenuto, e grazie mille a Tagishi per il raid. Benvenuti a tutti. Buonasera, buonasera, buonasera. Ho appena iniziato Link's Awakening. Grazie anche a Ogdobogdo per il follow. E con Cyber. Cazzo, ne devo fare a sto imbecille qua. Sono sensibilissimo alla polvere. Capito, non. Dove la trovo la polvere? Socio, ovviamente. Cazzo ne devo fare? Vado in qua, mi teletrasporta. Andarci da qua giù. Tanto sarà bloccato. Appunto. No, non ci si può andare qua. Polvere sta cercando. Basterebbe la smettesse di rompere coglioni, ma. A quanto pare non gli va. Guarda, vado qua. Cioè dico le cose brutte. Prendici. Vedete, ragazzi. Mm.
Non è che magari vendeva qualcosa la vecchia lassù. Ma magari mi sono perso qualcosa qui. Sta. Qualcosa. E se. Se si crepa il pavimento, casco di sotto e. Qui le posso spaccare perché non ho le bombe. Idea? Avete qualche idea? Ditemi pure. Qua più di questo non si rompe. Non ho nessuna idea. Un altro dice, ma non lo posso raggiungere. Questo qua. Questo qua non lo posso proprio raggiungere. Non posso spostare i sassi. E quello a sinistra del tanuki non lo posso raggiungere in alcun modo. Anzi, intanto salutate Marco perché ha bevuto e mi sta scrivendo. No. Un bel salutone, quel giullare di merda, onesto. Sas. Lascia fatta radiosa. Qua si torna al villaggio. Se vado qua. Forza. Lascia un frammento di cuore. Ok. Perfetto. Ciao, ciao Bigfoot. Ciao. Che sono? Un quarto d'ora, stacco qui, mi sa. Dopo di. Allora, dicevo. Maremma. Allora, dunque dici te questo qua. Però non ci posso arrivare. O ci passo da sopra. Ecco, non posso perché c'è il tanuki. E da sotto c'è il muro. Vedi? Beh, qua poi torno all'inizio. Bene. E vai a cacare. Cacare. Poi mi sono perso qualcosa. No. La zona lì la conosciamo. Ciao Ciccio. Com'è? Ciccio, prima mi sono impanicato perché pensavo te la fossi presa, che non avevi capito questa volta. Sono impanicato davvero. Qua siamo già fuori però dal bosco, non bisogna andare qua, maremma lezza. Buchi, me la sono presa. Ciao Alicia. Hai visto lì c'è tornato Ciccio. Ciccio Gamer 88, 89, cos'è? 89. Quello nonostante tutto sta continuando a fare lo tsundere. Alice, comunque,
Dunque non l'ha mai visto, credo. Sì, a me sta piacendo tantissimo. Quanto cazzo è bello anche solo lo stile grafico. È proprio bello, cazzo. Il problema è che come in ogni Zelda ci metto gli anni a capire dove andare. E booty. Metto gli anni a capire dove andare. E quindi faccio live di merda sostanzialmente. E per questo non c'è nessuno. Ma questi sono altri discorsi. Ciao, Rambo. Non so minimamente dove andare. O devo fare qualcosa con quel tanuki. Perché qua si torna sempre all'inizio, vedi? Io e poi Madonna, qua si torna all'inizio. Testa di cazzo, la smetti. Busco. Detto bene, Alice. Busco. Ah, per chi è arrivato ora, tipo Ciccio, Alice, o quelli del raid di Takeshi. Se io vado in alto, dove dovrei andare, il tanuki mi teletrasporta via. Io parlo con il tanuki e mi dice. Ma tutto tanuki, il mio naso è sensibilissimo alla polvere. Posso fare niente. Non ho oggetti. Questi qui sono collezionabili, non ho oggetti. Mi concedi una Madonna in live, Alice? Tra l'altro, scusate, ma ho la gola finitissima. Stamattina per l'ora e mezzo in cui ho dovuto parlare l'ho fatto senza acqua. Sono uscito di lì che stavo sia per collassare sia non avevo più la gola. Totalmente distrutta. Quindi nessuna mezza idea su dove andare perché devo cercare una chiave che è dentro al bosco. Non abbiamo esplorato tutto il bosco. Sicuramente devo fare qualcosa per i tanuki. Andiamo a parlare con qualcuno del villaggio, magari me lo dico. Scusate per questo gameplay meme, ma i giochi sono così, non sono capace. Andiamo a casa. Una volta Tanuki Drums, magari. Non smettila, beh. Cazzo, siamo sulla stessa zona da 40. Magari qua vendono qualcosa. Smettila, Alice. Gambo si è addormentato prima. Ti ricordo qualcosa? Gente che si addormenta con le mie live. Sarà tipo il quarto o il quinto che lo fa. 10 rupie, gioco alla moda, ok? Mettiamo un pupazzo di Yoshi. Rilassante, aspetta, ma la strega non sta cercando qualcosa? Sì, ma non c'era neanche niente da raccogliere lì, cioè l'avremmo trovata. Ti addormenti quando parlo di Dark Souls? Avanti a destra. Ma non volevo. Ah, ok, sono un tentativo, devo tenere premuto. Oscillare come solo tu sai fare. Adesso fammi rigiocare. Voglio quello Yoshi.
si apre e bestemmia. Rompe. Non rompe niente. Succhiami il cazzo, Yoshi di merda. Sì, voglio anche quel frammento di... Divertente ora. Sta a vedere cosa succede con questa merda ora. Scudo no. C'è un periodo da piccino in cui alle macchinette con l'artiglio vincevo sempre palloni. Ogni volta che ci giocavo c'avevo casa piena di palloni, piena. Giuro, ho smesso di giocarci perché non sapevo più dove mettere i palloni. E non so come facessi, non sono più capace ovviamente adesso. Vai, proviamo l'ultima volta a prendere lo scudo, se no. Sì. Che meme che sono. Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Ma guarda, ma... l'ultima volta solo perché è addictive. Posso prenderlo? Non ci arriva. Cade di sotto. Bene, basta. Quando invece cosa è accaduto, ho preso un peluche di Yoshi. Quasi bestemmiato forte. Sì, però da... ecco, dammi. Sì, guarda quanto è bello. È vero. Ma sì, ma... se scappa un conto a tirarle tipo il masseo... qua no. Se scappa, se ne frega. Hai vinto un pozzo di Yoshi? Io un sacco ci provo, la mamma ne vuole assolutamente uno. Ma eri te che ne volevi uno? Forte un po' più a nord. Sì, ci ho parlato prima. Quanto cazzo è bello da vedere sto... Sì, davvero bene. In realtà abita in Svizzera. Era questa la casa? Sì, ora lo fa apposta, lo fa come... cioè, lo fa come... punto di forza del canale. Vado a dormire, gioie, buonanotte 3. Ciao, Just. Se la farina smetti in faccia a prosciugare, lo spero. Il problema è che non lo sto trovando. No, quelle volute, cioè... il live non ha senso. Attiri solo merda. Al di cuore, ragazzi. E mal di cuore. Se non... lo faccio in chat, vabbè. Sì.
con qualcosa. Tra l'altro, ragazzi, per chi non c'era prima, guardate che rottura della quarta parete. Non lo dice più. Ah sì, eccolo. Guardate, mi incontrerebbe con le montagne. Cioè, grazie in anticipo per l'aiuto che mi darai. Quarta parete. Proviamo a seguire l'idea di Eugenio. No, voglio risentire questa qui. Puoi risentire la ballata. Dai, proviamo a riandare al bosco, scusa. Eternamente. Ragazzi, le musiche in generale di Zelda, che volete di? Che ne volete di? Sì, ecco, volete di? Sento ore di driving, sì. Allora, ma ce l'avamo mai andati? Qualcosa mi viene a pensare se non posso proprio andarci. Mi fa fare nulla, sti funghi non li posso prendere, non saranno mai. Sentiamo che dice la vecchia, proviamo. Di bosco, volete toccare? Fungo di bosco. Polvere magica! Sì, ci serve fungo di bosco. Perché lui è sensibile alla polvere. Quello dove. Sì, quello lì, però poi non posso farci niente perché mi servono le bombe. Quello casino di. In quella grotta lì comunque non ci servono i funghi di bosco, abbiamo scoperto. Ci possiamo sbattere la polvere in faccia. Mamma mia. Tanuki. Eccolo! Ghianda. Non la voglio la ghianda. Ciao Alice, buonanotte. Allora, i funghi. Dove si trovano i funghi? Gli alberi, quindi la cosa del tronco avrebbe senso, però. L'ho controllato 3 volte qua dentro. Riproviamo. Mi dà. Vedi qua poi non se ne fa più nulla. Proviamo a cadere di sotto a sto punto. Magari mi fa accedere. Ah, mi fa accedere. Non sono qua i funghi. Ok.
Comunque, essendo funghi di bosco, mi aspetto siano bosco. Non è che devo scuotere l'albero. First. Confermate che il volume va bene, grazie. Passare da cazzo però Non ho veramente idea di dove trovare quei cazzo di funghi. Non vorrei fosse un drop randomico. Sarebbe strano però. E vabbè dai. E va via. La pala. Quale tronco? Sarò rotto il tronco, quale tronco? Questo? No, mi serve. Penso come tutti i Zelda il guanto dei Goron. C'è un fazzoletto qua, sì. Ma lasciami stare di buono. E tiro la pala. Fa un po' strano. Quante rupie abbiamo? 73. Ce ne servirebbero 200 per la pala, che non so. Scusate ragazzi, non ci ho pensato a mutarmi, sono stupido. Scusate. Allora, c'è un fungo da qualche parte. Nello shop non vendevano funghi da botte. Qua non ha senso ci siano funghi. Ecco. Forse nel bosco, ragazzi. Ciao Eugenio. Ma fra poco vi saluto anch'io, eh. Vedo se riesco a trovare funghi in tempi brevi. Veramente flerando la testa dopo la notte completamente in bianco. Allora. A vedere boh, davvero la bottega, se quello vieni qua. Se la vendono la bottega. Qual era la bottega qua su? No, è solo la pala.
Mi dice che serve. Se esco senza pagarla, mamma. Posso usarla qua. Nulla, bimbi. Sono proprio hardstack col cervello. Era in biblioteca, dico qualcosa. Trovo l'ultimo. A parte buttare il pollo qua, che devo farlo. Non me lo fa. Me lo fare. Senza di cazzo. Dell'isola palude seria, niente che faccia pensare ai funghi oltre al bosco. E che sei impiego dello scudo, la crotta, no, mappa e ricordo. L'oggetto, giusto, vediamo le bombe che mi dice. Ah, vabbè, non mi dice di dove trovarla. Bimbi, salvo, ti saluto. Farò un sondaggio su Telegram. Ora per vedere quale serie portare avanti per Mario o questa, una delle due la giocherò. E nulla, vi saluto, ringrazio tantissimo Tagishi per il dono, grazie mille. Ringrazio Loss e Ovdobogdo per il follow. Grazie a tutti i 3. E nulla, grazie mille per essere restati.